Abbiamo lavorato alla candidatura 2024 perché pensiamo che possa essere una sfida sicuramente alla portata di Pesaro, ma anche perché crediamo che il fatto stesso di mettersi in gioco, tant'è che anche questa sera discutiamo sia con la sera di Procida che ha avuto questo riconoscimento grazie a un lavoro molto importante fatto da un team giovane e motivato, e anche con Rimini, una città cui ci legano molte sinergie, molta complementarietà, e quindi insomma lavorare in questa direzione ci fa molto piacere perché pensiamo che sia un esercizio continuo. Ce la faremo? Non lo so, è una sfida alla portata di Pesaro. Chiaramente se diventeremo capitale italiana nel 2024 sarà una proiezione ulteriore, una grossa promozione per tutto il lavoro fatto fino adesso e anche per un'opportunità di crescita per l'attività creativa di tantissimi giovani in primo luogo. Se non ce la faremo, comunque questi mesi passati a metterci in gioco, a discutere con i quartieri, a discutere con le con i comuni della provincia, saranno comunque un patrimonio di riflessione, di progettazione molto importante in un'idea di capitale della cultura comunque praticata, sia che lo diventeremo sia che comunque sarà un modo per sentirci ed essere all'altezza di una sfida nazionale. Insieme al sindaco di Pesaro Matteo Ricci abbiamo molto parlato di questa nostra candidatura e anche poi del titolo che ha ricevuto Procida. Noi abbiamo avuto una grande opportunità per un piccolo paese, è stata una cosa, un crescendo mano a mano che si è irrobustito, e Procida a un certo punto è diventata quasi la mascotte di quella competizione fino a diventare la città che appunto ha conseguito il titolo. Secondo me perché ci abbiamo creduto sin dal principio nella possibilità che la cultura sia anche una leva economica, perché con la cultura si mangia anche, perché è un potente detonatore. E invece dal momento della proclamazione veramente Procida è diventato patrimonio dell'Italia, ma forse anche patrimonio del mondo, perché sta notizia, per quanto ecco era dirompente, ha fatto un po' il giro del mondo. L'Italia che comincia ad essere consapevole del proprio patrimonio artistico, monumentale, paesaggistico, materiale e immateriale, e che su questo costruisce una scommessa di futuro, non l'idea, come dire, di città italiane come può essere appunto Pesaro, come può essere Rimini, Procida o tante altre che, come dire, si immaginano di creare un evento, ma investono in un driver che è un driver che, se ti chiami Italia, devi avere strutturalmente dentro le politiche industriali. Dalle Alpi alla Sicilia, questa nostra terra, giusto per stare dalle nostre parti, no? Di questa Italia centrale del nord, penso appunto a Rimini e Pesaro, la straordinaria bellezza dei paesaggi appenninici con i nostri borghi, a Piero della Francesca, a Rossini, a Fellini, siamo a mollo nel Mediterraneo, non siamo in Kazakistan. Se sei, ti chiami Italia, sei mollo nel Mediterraneo, allora davvero i driver della creatività, della tecnologia applicata al patrimonio monumentale e paesaggistico possono diventare una grande industria. Da sola la cultura italiana vale il 6% del PIL.